Conferenza stampa del consigliere comunale Giampaolo Lambiase per presentare una proposta di accorpamento delle società partecipate, elaborata all'interno dell'esecutivo Ombra denominato l'Alta Giunta. Da un'analisi approfondita che abbiamo fatto, le società partecipate al comune comportano sprechi enormi per il bilancio comunale, per la collettività e soprattutto anche inefficienza rispetto ai servizi. Quindi abbiamo fatto questa proposta che adesso consegneremo alla Giunta Comunale, speriamo che adotti rapidamente dei provvedimenti, una proposta di accorpamento dei servizi delle varie società miste, una riduzione quindi di fatto dei costi, in particolare per quanto riguarda i consigli di amministrazione, le consulenze ed altro. E poi c'è necessità di razionalizzare complessivamente i servizi comunali che vengono erogati dalle varie società partecipate dal comune per il fatto che comportano tasse elevatissime per i cittadini salernitani a fronte di altri comuni, comuni capoluogo, che spendono molto di meno per fornire gli stessi servizi che servono oggi, che forniscono oggi le società partecipate. E poi c'è un problema che mettiamo in evidenza durante questa conferenza stampa che riguarda in modo particolare le due società, Salerno Distribuzione Gas e Salerno Energia Vendita, che sono state accorpate un paio di anni fa, fuse con Iren e con Aquamet. Al di là delle vicende giudiziarie che sono in corso, noi abbiamo verificato che rispetto a due anni fa il Comune di Salerno, quindi il socio di maggioranza delle società Salerno Distribuzione all'epoca e Salerno Energia Vendita, ha perso in un anno solamente, confrontando i due bilanci, ha perso oltre un milione di euro. È uno spreco, non si capisce qual è stata la convenienza di questa fusione. E la proposta che facciamo all'interno di questo documento è anche di ritornare sui passi da parte dell'amministrazione comunale e quindi sciogliere questa fusione e queste società, che comportano solo costi eccessivi per la collettività e quindi tasse più alte per i cittadini.